gatto a due code che col singhiozzo diventavano nove, un cappello di latta, un vecchio ferro da stiro, un razzo di carta grande come un aviro e mezzo litro di mare in cui nuotare e giocare. Fandorlo disse: adesso è il caso che metta anch'io un po' fuori il naso. A Nocciolino raccontavano storie di re e castelli chiusi sempre per ferie. Li cercava nell'armadio gigante, ma non trovava neanche il grillo parlante. Allora prese a pensare: diverso e prova ad uscire. Forse che tarda fa il tassista e il grillo andava. Profumo di vittoria.